quindi vanno bene tutti? No, è una domanda giustissima di nuovo. I dati migliori, su questo abbiamo anche molti dati francesi, sono gli ormoni bioidentici, ossia estradiolo, non fitoestrogeni. Qua stiamo parlando di estradiolo, eh? La via transdermica è la più interessante perché ci dà un bypass epatico e costanza dei livelli plasmatici a basso dosaggio, oppure estradiolo per bocca. Progesterone naturale, se lo diamo addirittura in vagina abbiamo la massima protezione dell'utero a assorbimento minimo, oppure per bocca progesterone naturale, o i cugini del progesterone naturale, cioè molecole che dal punto di vista dell'azione sul recettore replicano il progesterone naturale, per esempio il prospirenone. Quindi questi sono i migliori, il prospirenone, che ha un'azione, siccome deriva da un diuretico, a quel punto ha un'azione di protezione, in particolare nelle donne con una maggiore vulnerabilità all'ipertensione, che ha questa azione leggermente diuretica. Però sempre parliamo di quantità, sia per il progestinico, sia per l'estrogeno, che sono nel range che vi ho detto, cioè quel poco che modula. Questo è anche un concetto molto importante. Cioè noi non andiamo a replicare, tanto le mie pazienti in questione sono poi dosaggi alti, perché poi se no il problema dello stimolo proliferativo si pone. Sto bassa, 25, e semmai do 50 d'estate, cioè compio 3 mesi estivi, quando le vampate potrebbero diventare più importanti. Quindi c'è una personalizzazione sia di dose, per la tipologia di donna di somministrazione, ma anche una personalizzazione relativa. Allora, il discorso del prezzemolo era un esempio che io faccio sempre seguendo il grande Paracelso, cioè che è la dose che fa la differenza tra il rimedio e il veleno. Allora, ho parlato di una sostanza naturale, perché le donne con veleno naturale sono felici, e noi sappiamo che il prezzemolo è un'erba che tutti usiamo in cucina, ok? A piccole quantità insaporisce il cibo. Millenariamente il decotto di prezzemolo, cioè ad alte dosi, era usato come induttore di aborto. Quando la mammana di turno sbagliava il dosaggio, cioè lo faceva troppo forte, c'era la morte per insufficienza renale acuta. Capito il concetto? Lo uso per dire proprio che anche in natura abbiamo il concetto di dose. Dipende. Quanto me ne dai? Te ne do poco? Quindi 25-50? All'età giusta? Sono alleata della tua salute? Se hai anche stili di vita sani, insomma. Se me ne prendi dosi elevate, all'età sbagliata, per una protezione non motivata perché è troppo avanti all'età, raccolgo danni, capito? Era solo un esempio che faccio alle donne, per esempio alle donne faccio anche sempre quest'altro esempio, dico signore, io le posso dar tutto per la salute delle sue articolazioni e delle sue ossa, ma faccio l'esempio della torta di mele. Allora, mettiamo che l'osso è una torta che si chiama osso, io le do l'estrogeno, il calcio, la vitamina D, il magnesio, quant'altro, li metto tutti qua sul tavolo. Se lei non impasta col movimento fisico, non mi fa la torta che si chiama osso, butta solo via e spende solo dei soldi. Ossia, la responsabilità sulla stile di vita personale non può essere applicato. Questa è una cosa che, per esempio, non è stata stressata in nessuno di questi studi. Anche questo è importante, perché se io ti faccio camminare, vi ho fatto solo una slide per vedere l'associazione tra movimento fisico e riduzione degli indici infiammatori. Se voi fate un PubMed, Exercise and Inflammation, trovate 2300 lavori che dimostrano che il movimento fisico regolare riduce gli indici infiammatori. Se io riduco gli indici infiammatori, miglioro anche la salute dei vasi, delle articolazioni, dei nervi e del cervello. Quindi faccio un circolo virtuoso, tanto vero che l'Analia Paganini-Hill parlava di worried well, le ben preoccupate, cioè le donne che si prendono cura della loro salute e si impegnano anche, però non aspettano. Io non sto dicendo, spero sia chiaro, che l'estrogeno è la panacea. No, l'estrogeno è un ingrediente che va usato con intelligenza clinica in sinergia con lo stile di vita all'età giusta e alle dosi appropriate. Punto. Per la trombosi e jogging abbiamo anche altri dati, per esempio la fumatrice giovanissima ha un incremento di rischio trombotico di infarto molto alto rispetto al rischio basale, più, giustamente lei dice, i tossici ambientali, anche questo è un elemento che dovremmo considerare. Noi qui dovevamo limitarci all'elemento proprio estrogeno, noi premevamo a far vedere che in realtà tutti gli studi vanno nella stessa direzione se guardiamo il segmento di età. Questo era. Sì.
aspettato che negli anni della TOS, che noi abbiamo parlato di rivalutazione, di studi, come se la TOS fosse un'entità che è rimasta costante. Il dato che vi ho fatto vedere prima è stato di un crollo delle terapie ormonali sostitutive. In Italia eravamo all'11-12%, adesso siamo al 3%. Sulla quantità, scusa, non lo sapevo. Sulla terapia. Allora, anche su questo certamente, perché lo studio americano dava 0,625 mg di estrogeni coniugati a donne di 70 anni, non diamo quelle 50. Quindi è stata data oltretutto una dose alta di esordio che andava a staccare le placchette. Tanto vero che è saltato fuori che peggiorava anche l'Alzheimer, ti credo. Intanto l'Alzheimer di tipo aterosclerotico, ma perché? Topico, perché mi piace il disegnino di Archer, ti faccio staccare i pezzetti perché ti ho dato un bolo per quell'età di estrogeni. Quindi giustamente abbiamo cambiato il dosaggio e soprattutto ci siamo spostati verso l'estradiolo più identico, perché un'altra cosa che rileggevo in questi giorni, insomma, per darvi il meglio di quello che è comparso, gli studi in vitro ci dicono anche, o nell'animale, che l'estradiolo naturale ha un'azione sull'ossido nitrico molto più favorevole rispetto agli estrogeni coniugati. Quindi, domanda giustissima, c'è stato un cambiamento della fascia di età, nei dosaggi e anche una netta predilezione per l'estradiolo naturale. Bioidentico. Bravo.